La vita sedentaria può causare malattie cardiovascolari, obesità, diabete. Per questo un progetto di ricerca europeo si è dato come obiettivo la diffusione della pratica sportiva tra gli amanti e gli appassionati di calcio, che in tutta Europa sono più di 20 milioni. Siamo a Lisbona, nello Stadio della Luce, terreno di gioco del Benfica. Qui le persone si stanno allenando e partecipano al progetto di ricerca Eurofit. Il primo obiettivo è dimostrare che incoraggiare il cambiamento dello stile di vita è possibile, soprattutto per prevenire molte malattie. Ci sono persone con problemi di diabete e di ipertensione, quasi tutti soffrono di obesità. Alcuni volontari aggiornano le schede dei dati personali. Se il programma viene eseguito in modo corretto, dopo 12 mesi si perderà il 5% del peso in eccesso. La circonferenza vita si riduce, si abbassa la pressione sanguigna e si comincia ad assumere un sano stile di vita. Ecco ciò di cui queste persone hanno davvero bisogno. Lavoro nella comunicazione, sono obbligato a trascorrere moltissimo tempo seduto davanti a un computer. Università di Lisbona, Facoltà di Educazione Fisica. Qui si stanno studiando i benefici sul corpo umano di un'attività fisica pianificata. Benefici che restano tali anche solo abituandosi a stare in piedi più a lungo. Ci preoccupiamo che le persone abbiano una vita meno sedentaria, ovvero che non stiano seduti per troppo tempo e restino in piedi più a lungo durante il giorno. A Londra anche l'Arsenal collabora al progetto e apre il suo stadio a un vasto pubblico di fans. Secondo i sondaggi di tutti coloro che partecipano a programmi di fitness in giro per l'Europa, solo una percentuale che varia dal 10 al 30% è di sesso maschile. È difficile cambiare il proprio stile di vita, anche se lo si vuole fortemente, spesso non si sa come fare. Quindi quello che facciamo è sfruttare la passione per la squadra del cuore dei tifosi in tutta Europa, una grande forza attrattiva. Il progetto sviluppa tecnologie intelligenti per monitorare l'attività fisica, ma che forse non avrebbero funzionato senza il supporto dello sport e del calcio. Se tua moglie ti dice di andare dal medico non ci vai, ma se a dirti di andare dal dottore e la tua squadra di calcio ci vai e basta. Any of the changes you've made influence other people, so let's actually, now we're into week 8. Dopo lo sport si parla anche di qualità del cibo. Without any sugar thing, it's like, there's no way I had any, like, Pepsi or fizzy drinks at all. That is, it's gone. Non stiamo insegnando nulla di nuovo, tutto ciò di cui stiamo parlando oggi lo conoscono già. Questo programma comporta una modifica di comportamento, induce le persone a un miglior stile di vita. Una ricerca che riempie il gap di know-do, ovvero quello spazio vuoto che si trova tra conoscenza scientifica e relativa applicazione, che collega la nostra consapevolezza alle azioni successive. I risultati positivi permetteranno di collocare il programma in nuovi campi e nuove discipline.